Un saluto Chiara e un saluto agli ascoltatori di Radio Blog. Io sono Elena Sbaraglia e il romanzo che vorrei raccontarvi è Uno Nessuno 100.000 di Luigi Pirandello. L'ho scelto perché è una di quelle letture che mi ha fatto essere quella che sono. È uno di quei libri che è arrivato al momento giusto. Ricordo di averlo letto proprio quando avevo bisogno di capire delle cose che avevo in testa, ma a cui non riuscivo a dare un senso, un filo. Ed ecco che Vitangelo Moscarda mi dà le risposte che cercavo. Sì, perché Pirandello in questo romanzo, trattando della frantumazione dell'io, riesce comunque a rispondere veramente a tantissimi dei quesiti che tutti nella vita ci siamo posti. E a tutti sarà capitato di vivere quel giorno in cui ti viene fatto notare un particolare di te, nel caso di Vitangelo il naso, che tu vedevi diverso dagli altri, da come lo vedono gli altri, e lì si apre un mondo. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice, premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse, credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai, come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende. A me. Il naso. E mia moglie, placidamente. Ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra. Avevo 28 anni. E sempre fino allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m'era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto, perciò, mi stizzì come un immeritato castigo. Vitangelo comprende di non essere come si vedeva, vive una realtà riflessa negli occhi degli altri che non è la sua realtà. E certo, le riflessioni che fa Vitangelo lo portano alla follia, quindi non dico che a tutti capiti poi di arrivare alla follia, ma in questo romanzo Pirandello delinea un personaggio così intenso e umano che è impossibile non riconoscersi, perché anche se folle, Vitangelo Moscarda ci insegna che a volersi troppo conoscere si smette anche di vivere. Grazie, spero che la mia presentazione vi abbia interessato. Cari saluti.